Arrestato a Reggella un 52enne per maltrattamenti alla convivente e alla figlia, le percosse e le minacce sono scattate dopo che la donna aveva detto di voler andar via di casa all'uomo. Attività anticrimine del nucleo operativo dei carabinieri di San Giovanni Valdarno, un ragazzo di 16 anni trovato con un etto di hashish denunciato, denuncia anche per due tifosi della Collegiana trovati con una mazza da baseball in macchina. Dati sulle liste d'attesa per esami e visite alla gruccia, buoni tempi per l'oculistica e la cardiologia, male le TAC e l'azienda sanitaria punta ad eliminare negli anni i CUP, le prestazioni saranno prenotate dai medici di famiglia. E oggi all'ospedale del Valdarno è stato presentato un nuovo ecografo destinato alla rianimazione donato dall'associazione Amici del Cuore, presente anche il viceministro alle infrastrutture Nencini. Inaugurata sabato scorso a Montevarchi in Palazzo del Podestà la mostra d'arte dal titolo Dalla gola del leone, che affronta il tema del sacro e della spiritualità con le opere di quattro grandi artisti. Dalla Toscana, il mare della regione conquista 19 bandiere blu, è il secondo posto in Italia dietro solo alla Liguria, confermato il risultato dello scorso anno. Calcio, la Fiorentina vede l'Europa, a 3 punti il Milan per l'accesso diretto in Europa League. Pioli carica i suoi in vista delle ultime due col Cagliari e proprio con i rossoneri a San Siro. Serie D, il Montevarchi pareggia e finisce la stagione, la Sanjo perde ma pensa già ai playoff. Arrivata la data della partita, si giocheranno domenica 20 maggio alle 16 a Imola.